Cari amici vicini e lontani, Forteti e Bibbiani, la situazione in Brasile è sempre da seguire, esattamente come quella delle infinite elezioni USA. Quindi vi faccio ascoltare le ultime news da parte del nostro e vostro amico Michele, direttamente dal Brasile, il nostro inviato, per così dire, che ci dà sempre informazioni preziosi. Buongiorno caro amico. Sì, è stato presentato, però è un po' diverso da quello che tutti si aspettavano. Io l'ho letto, è un relatorio molto tecnico, appena sull'informatica e sulle lacune, sulle possibilità che c'erano di non essere efficienti. In nessun momento hanno detto che potevano essere rubate, hanno solo detto che non sono sicure. Hanno detto anche che il tribunale elettorale non ha permesso che le verificazioni fossero fatte di forma corretta e efficiente. E il presidente non ha detto niente. Avevo visto la notizia, ma qualcuno se l'ha inventata che avrebbe detto qualcosa. E allora niente, la gente continua a stare dinanzi alle caserme e aspettano tutti. Bisogna aspettare, la cosa sta diventando sempre più lunga, però secondo me è già un punto che non si può più tornare indietro. Poi il Tribunale elettorale, perché questo relatore è stato mandato al Tribunale perché loro possono spiegare le cose, però non so quando risponderanno e se risponderanno, perché una cosa che era già stata domandata a loro, hanno detto che quelle prove erano insufficienti, e allora adesso faranno la stessa cosa. Non so proprio. Ecco, quindi Michele, avete sentito cosa ci dice in sostanza? Ci dice che i militari, le autorità militari hanno presentato questo rapporto a chi di dovere, ci dice che è un rapporto molto tecnico, incentrato soprattutto sull'informatica, ci dice che non è stata usata la parola rubato o rubare o il verbo rubare, ma questo era, diciamo, normale, normale che succeda, però ci dice che i militari hanno messo nero su bianco che le elezioni non sono sicure e che non è stata consentita neppure una verifica a posteriori dei voti. Sono due elementi questi decisamente sostanziali. Poi la situazione rimane tesa e questo è un po' l'aggiornamento. Ringrazio ancora il caro amico Michele e rimaniamo sempre in attesa di eventuali suoi video che girerò molto volentieri sul mio canale Telegram e vi invito a iscrivervi al suo canale YouTube Brasile News se non lo avete ancora fatto, così avete anche la fonte diretta. Grazie per l'attenzione, cari amici vicini e lontani, Forteti e Bibbiani, e alla prossima videopillolina.